Buon pomeriggio a tutti, benvenuti. Innanzitutto il mio più caloroso benvenuto. Il mio più caloroso benvenuto alla cancelliera Angela Merkel, a tutta la sua delegazione, ai ministri che la compongono e alle autorità del governo tedesco. Siamo qui ospiti della Ferrari, che ringrazio per l'accoglienza e per la cena che faremo tra qualche istante con le delegazioni e con alcune realtà del mondo imprenditoriale tedesco-italiano per l'appuntamento per il vertice bilaterale. In questo periodo ci siamo visti più volte in Italia, l'ultima volta a Ventotene qualche giorno fa, ma ci eravamo già visti per la preparazione del G7 a guida tedesca in Italia a Firenze, ci eravamo già visti in altri appuntamenti per l'Expo a Milano, per il summit sul lavoro. In tante occasioni dunque Angela, che ben conosce l'Italia anche personalmente, aveva avuto modo di incontrare le nostre delegazioni nel nostro paese. Questa però è la prima volta in cui si svolge un summit bilaterale dalla presenza del nostro governo nel nostro territorio. Il primo fu qualche mese dopo l'appuntamento del nostro inizio del governo, esattamente nel mese di marzo del 2014. Questo summit è però previsto in un momento particolarmente triste per la storia del nostro paese, dopo i tragici eventi di Amatrice, di Accumoli, di Arquata del Tronto, di Pescara del Tronto. E io vorrei esprimere il mio ringraziamento molto sincero, non formale, ad Angela, che fin dalle prime ore del mattino c'è stata e mi è stata vicino con la presenza, con l'aiuto e il sostegno, la disponibilità all'impegno anche delle strutture del governo tedesco e più in generale quel sentimento di amicizia e di condivisione che il popolo italiano ha sentito da parte anche del popolo oltre che delle autorità del governo tedesco. Dunque innanzitutto grazie, abbiamo voluto iniziare il nostro appuntamento stringendo la mano alle singole realtà che si sono impegnate nel soccorso. Pensate, 238 vite strappate dalle macerie, 238 persone salvate, accanto, ahimè, ai quasi 300 morti. Abbiamo stretto la mano alla protezione civile, al vigile del fuoco che è intervenuto, il vigile di Ascoli Piceno, alle varie realtà dello Stato che si sono impegnate in quelle ore e naturalmente abbiamo dato la zampa anche a Leo, il cane della polizia, che è stato decisivo per andare a salvare una bambina di soli 4 anni, due sorelline, Giulia e Giorgia, una non ce l'ha fatta, una ha un futuro grazie all'intervento prodigioso delle forze di salvataggio. Dunque la vicinanza del popolo tedesco e del governo tedesco l'abbiamo avvertita, sentita, e in particolar modo grazie ad Angela anche per alcuni impegni concreti che ha voluto prendere in questa sede che probabilmente, come giusto, annuncerà lei stessa. Dunque impegni concreti di solidarietà cui fa seguito anche un impegno concreto di realtà del mondo privato e pubblico. La Ferrari stessa oggi ci ha comunicato che metterà all'asta una delle più prestigiose delle auto che costruisce, base d'asta più di 1 milione di euro, per dare un segnale di vicinanza anche come Ferrari e con tante altre aziende italiane e tedesche, ma grazie al presidente Elkan, all'amministratore delegato Marchionne. Naturalmente il nostro dibattito e il nostro incontro si è svolto su due grandi filiere: la filiera delle relazioni bilaterali, che sono molto buone, molto forti. Avevamo scelto la Emilia Romagna e Modena e Maranello e Fiorano proprio per dare un segnale. C'è un pezzo d'Italia che lavora quotidianamente con grande forza e intensità insieme alla Germania. È un settore che riguarda ovviamente l'Emilia Romagna, che riguarda il Veneto e il Nord-Est, non soltanto l'Emilia Romagna e il Veneto, ma è un unicum a livello di lavoro, di investimenti, di innovazione. E da questo punto di vista sarà fondamentale sempre di più lavorare a stretto contatto,
nell'industria 4.0, nella manifattura innovativa, copiare le esperienze migliori, mettersi in campo insieme, giocare sull'alternanza scuola-lavoro nel mondo dell'educazione e contestualmente investire a livello europeo in una visione diversa dell'economia. Noi abbiamo un mondo all'esterno da qui che corre, l'Europa deve essere in grado di fare altrettanto. E la Germania, che oggi è l'economia più forte del continente, rappresenta per molti aspetti un partner, il partner privilegiato, lo dimostrano i dati che immagino abbiate in cartellina, dell'aumento dell'export, dell'aumento del rapporto bilaterale, sia in un senso che nell'altro. Quindi ci sono davvero realtà significative e rilevanti di lavoro comune. Scherzando, ma non troppo, ho detto ad Angela che la riforma del mercato del lavoro che abbiamo, alla quale abbiamo dato corso proprio in questi 2 anni e mezzo, dal primo incontro bilaterale, il cosiddetto Jobs Act, se l'avessimo fatto 10 anni fa, avrebbe prodotto dei risultati sicuramente migliori per il nostro paese. Pensate che dal febbraio 2014 ad oggi i posti di lavoro in Italia sono cresciuti di 585.000 unità. Un risultato incredibile. Se l'avessimo fatto prima, se fossimo partiti 10 anni fa, 15 anni fa, come ha fatto la Germania, sapendo anticipare il futuro, sarebbe stato sicuramente un altro film, totalmente un'altra storia. Ma non c'è bisogno di lamentarsi, c'è bisogno di correre, di lavorare, di creare occasioni di sviluppo. Allora, da questo punto di vista, la relazione bilaterale è molto forte. È forte nei settori economici, ne hanno parlato i vari ministri, ne hanno parlato i ministri delle finanze in una prospettiva strategica di lavoro comune a livello europeo, il ministro Schäuble e il ministro Padoan, ne hanno parlato e ne parleranno le nostre aziende nel corso della cena, i nostri industriali nel corso della cena. Contemporaneamente però c'è bisogno di sottolineare come nel lavoro bilaterale si sono fatti dei passi in avanti rilevanti, significativi anche in altri dossier delicati, qualificanti, mi riferisco essenzialmente al tema dell'immigrazione. La cancelliera Merkel ha dato un grande segnale, in particolar modo nel corso del 2015, pensate, la Germania è riuscita ad accogliere più di 1 milione di persone, i numeri in Italia sono più bassi, ovviamente, noi siamo più o meno sugli stessi numeri dello scorso anno, siamo ancora sotto i numeri dello scorso anno, che è chiuso con 155.000 unità, ma è anche vero che proprio in questi ultimi giorni abbiamo avuto un incremento importante di arrivi, e allora credo che sia davvero significativo che tutti insieme lavoriamo a livello europeo per affermare il principio che l'Europa deve procedere, provvedere insieme ai rimpatri di coloro i quali non hanno diritto. Questo è un compito che l'Europa deve assolvere con più determinazione di quanto abbia fatto sino ad oggi. Noi naturalmente continueremo a fare di tutto per salvare le vite umane, ma sappiamo che ci sono dei limiti. E se è vero che l'Italia è ancora sotto il livello di migranti accolti lo scorso anno, è anche altrettanto vero che non è pensabile di poter accogliere tutti coloro i quali non hanno diritto e che firmano degli accordi con l'Unione Europea. Quei paesi devono agevolare insieme alla Commissione e alle istituzioni europee il rimpatrio di coloro i quali non hanno diritto. Su questi temi naturalmente ci sarà molto da lavorare ancora, così come, e finisco la prima parte, molto ci sarà da fare nel corso delle prossime settimane, dei prossimi mesi, per colorare sempre più di futuro l'Europa, perché noi pensiamo, l'abbiamo detto a Ventotene, che il giorno dopo l'uscita del referendum che ha segnato la sconfitta di chi voleva far restare il Regno Unito in Europa, in molti hanno detto l'Europa è finita. Non era vero. L'Europa ha un futuro, ha un domani, però per costruirlo dobbiamo essere capaci di investire, innovare, avere coraggio. Allora questo è il secondo dei temi di discussione che abbiamo affrontato, che continueremo ad affrontare, non soltanto per le grandi iniziative che abbiamo messo in campo a livello di politica estera e non solo, ma perché l'Europa deve avere un suo profilo unitario e la Germania e l'Italia possono fare molto per camminare insieme nella stessa direzione. Non si tratta dunque di vedere l'Europa come il luogo nel quale si distribuiscono pagelle, come talvolta è abituato a fare l'opinione pubblica italiana. Noi pensiamo che l'Europa sia una sorta di
luogo nel quale ci viene detto cosa fare e cosa no. I nostri propositi, i nostri impegni li abbiamo presi di fronte innanzitutto ai cittadini italiani. E il fatto che, ad esempio, questo di quest'anno sia il deficit più basso degli ultimi 10 anni da parte del nostro Paese, elemento che talvolta è sconosciuto anche alla nostra opinione pubblica, è un segno di attenzione che noi abbiamo verso la nostra gente, verso i nostri figli, verso i nostri nipoti. Non è semplicemente un impegno europeo, è anche un impegno europeo, ma è dopo, prima un impegno verso i nostri figli. L'Europa deve tornare ad essere il luogo della speranza, il luogo dove le occasioni si creano. E da questo punto di vista ci sarà da fare un grande lavoro, perché ancora nell'opinione pubblica questo elemento è quasi smarrito. Ci abbiamo lavorato a Ventotene, sentiamo forte la responsabilità, dal nostro punto di vista e naturalmente in collaborazione con i nostri partner e amici tedeschi, di lavorare per impostare in modo diverso il futuro del nostro continente, con più energia, con più coinvolgimento, in particolar modo per le nuove generazioni. Veniamo tutti da un grande sogno europeo, vogliamo trasformarlo in realtà. Credo che su tutti questi temi ci sarà molto da fare. Permettetemi di ringraziare di nuovo la cancelliera Merkel, perché questo appuntamento, che segna per l'Italia anche un momento di ripartenza. I funerali di ieri, i secondi funerali, quelli del versante laziale, hanno visto celebrare la seconda giornata di lutto nazionale e si sono conclusi con le parole del sindaco, che ha invitato la comunità di Amatrice ad andare avanti, a trasformare il dolore in progetto. Ecco, quello che ha detto il sindaco Pirozzi ieri per Amatrice vale per tutti e per ciascuno in Italia oggi. Questo è il primo appuntamento dopo il lutto nazionale. Mi fa molto piacere che possa essere insieme ai nostri amici tedeschi. Talvolta con la Germania abbiamo opinioni diverse su singoli dossier, ma ci unisce la convinzione e la consapevolezza dell'importanza storica del ruolo dell'Europa e del valore aggiunto che i nostri paesi possono portare all'Europa. Per tutti questi motivi, cara Angela, signora cancelliera, benvenuta a Maranello e speriamo che, lavorando insieme, si possa dare un segnale di futuro e di positività per la nostra Europa, oltre che per la nostra amicizia. Ja, lieber Matteo, herzlichen Dank für den freundschaftlichen Empfang auch der ganzen Delegation unserer Regierung heute hier in Maranello. Wir beide sehen uns binnen weniger Tage schon zum zweiten Mal. Du hast auf Ventotene verwiesen. In der Zwischenzeit ist in Italien etwas sehr Trauriges passiert, das Erdbeben. Und wir haben mitgefühlt, das sage ich nicht nur für die Regierung, das sage ich für die Menschen in Deutschland. Ho sentito una forte solidarietà anche tra le persone, non soltanto a livello di governo. Abbiamo fatto delle offerte. I soccorritori hanno lavorato in maniera eccellente in Italia, questo mi ha reso molto felice, il fatto che abbia potuto ringraziare queste persone per il loro lavoro, hanno lavorato in maniera molto rapida, molto professionale, compreso ovviamente anche il cane Leo. Noi abbiamo riflettuto, pensato cosa possiamo noi contribuire alla ricostruzione, come possiamo contribuire. Noi vorremmo finanziare la ricostruzione di una scuola, come governo daremo un contributo, ma una cosa molto positiva è che l'economia tedesca, gli imprenditori tedeschi con cui parleremo questa sera e anche l'industria italiana darà un contributo, forse anche il calcio italiano e tedesco daranno un loro contributo in occasione di una partita, in modo che appunto anche la Lega Calcio tedesca dia un contributo per far vedere che c'è proprio un'ampia partecipazione a livello di società civile. Appunto disposta a concorrere. Tu hai menzionato Maranello come luogo simbolico che è importante per la forza delle nostre industrie, dell'industria italiana. Per noi il luogo di Maranello è collegato anche alla Ferrari e a Schumacher. Ovviamente speriamo anche ulteriori successi in futuro, non pensiamo solo a quelli del passato. L'economia
economia è un punto, una priorità, un punto molto importante. Questa sera parleremo con gli imprenditori. Noi entrambi vogliamo che in Europa e tra i nostri paesi l'argomento digitalizzazione a livello governativo e a livello industriale anche vada avanti. E industria 4.0, quindi a livello europeo abbiamo come priorità il mercato unico digitale e dobbiamo riflettere quale può essere il nostro contributo congiunto. E all'inizio dell'anno prossimo ci sarà una conferenza a Berlino che si occuperà di digitalizzazioni. I ministri dell'economia preparano questo evento e io sarei lieta di poterti incontrare a Berlino. Credo che questo questa modernità di questo luogo è molto importante, si lavora oggi diversamente che in passato, quindi sono stata molto lieta di poter parlare anche con i dipendenti dello stabilimento che ci hanno dimostrato quello che possono e sanno fare, facendo vedere anche la qualità del prodotto che creano. Poi nelle nostre consultazioni abbiamo parlato anche della migrazione. Io credo che sia per quello che riguarda i ministri degli esteri che degli interni, che qui c'è una collaborazione molto più intensa rispetto a quanto tu hai assunto il tuo incarico all'inizio. C'era una sorta di rimprovero che c'erano degli interessi diversi, voi per la Libia e noi per altri argomenti. Adesso c'è un'agenda comune, siamo entrambi colpiti se c'è qualcosa che succede alle frontiere esterne e quindi sono molto felice del fatto che la fotosegnalazione in Italia funzioni in maniera eccellente e che assieme ci adoperiamo per rimpatriare coloro che non hanno diritto a un soggiorno nei paesi dell'Unione Europea. La Germania ha un problema con le tante persone che sono giunte l'anno scorso da noi e non tutti possono rimanere, e voi avete un problema simile, soprattutto perché voi accogliete rifugiati da paesi africani, e qui abbiamo un interesse comune a collaborare con la Commissione per i rimpatri, e anche questo noi lo porteremo sull'agenda europea, perché noi dobbiamo rispettare i nostri impegni umanitari, ma coloro che non hanno diritto a rimanere devono ritornare, altrimenti noi non riusciamo a fare quello che dobbiamo fare per i rifugiati che vengono dalle guerre civili, per esempio. Quindi sono grata anche per il vostro appoggio per l'accordo con la Turchia, in modo che possiamo bloccare l'immigrazione illegale. Tante persone che sono morte nel Mediterraneo, nell'Egeo, e noi come Stati dobbiamo combattere l'illegalità e i traffici e i contrabbandi di persone. Questi sono i punti che io volevo sottolineare. I ministri della difesa lavorano in maniera impeccabile, le consultazioni di governo, grazie al lavoro di riforma del tuo governo sotto tua guida, tu hai parlato del Jobs Act. Queste consultazioni sono più intense e la stabilità del governo ha comportato anche la stabilità dei rapporti, e quindi voglio dire espressamente che auguro a Matteo Renzi tanto successo per l'implementazione di questa agenda di riforma che, a mio avviso, io sono uno spettatore esterno, fa bene all'Italia e all'Europa, e quindi dovremmo continuare a collaborare strettamente. Grazie per l'ospitalità e grazie per la possibilità di essere qui. Annette Reuter, una domanda alla cancelliera. Oggi, un anno fa, lei ha detto appunto questa frase famosa: ce la facciamo. Lei deplora questa affermazione, continua a pronunciare questa frase. Come vuole aiutare paesi come la Grecia e l'Italia per risolvere il problema del flusso dei rifugiati? Sono profondamente convinta del fatto che questa frase pronunciata allora fosse giusta, è stata una frase che esprimeva un particolare posizione, una situazione di emergenza, e credo
credo che noi siamo riusciti a fare già tanto, dobbiamo fare ancora altre cose che rimangono da risolvere, da fare. Ne abbiamo parlato soprattutto per aiutare i paesi che hanno un confine marittimo, e qui è molto importante che noi concludiamo degli accordi con i paesi di origine dei rifugiati, che da un canto dicono chi non ha diritto a rimanere deve lasciare i nostri paesi, però questo funzionerà soltanto se noi combattiamo al contempo le cause della fuga, quindi sviluppo nei paesi africani, stabilità politica come facciamo in Libia, e un contributo franco-tedesco-italiano è quello di concludere dei partenariati di migrazione Niger e Mali. Niger è un paese poverissimo al mondo, per poter lavorare assieme alla Commissione per fare in modo che la gente in questi paesi abbia una prospettiva. Veramente c'è ancora molto da fare, però a mio avviso non c'è un'alternativa valida alla cooperazione con questi paesi dando loro migliori condizioni di vita. Quindi noi credo che noi siamo su un percorso comune, ovviamente per motivi di sicurezza dobbiamo fare anche il fotosegnalamento, e sia in Germania che in Italia viene registrato ogni rifugiato. In Italia arrivano molti più rifugiati attualmente, viene registrato ogni rifugiato ed è un passo importante per la tutela delle frontiere esterne, e dobbiamo imparare e dobbiamo farcela a proteggere meglio i nostri confini esterni, e i ministri degli interni hanno veramente fatto tanto l'anno scorso. Quindi concludendo, ci sono ancora tante cose da fare, però a mio avviso la mia frase allora è stata giusta, e vorrei, se sono in Italia, vorrei ringraziare i tanti volontari, i soccorritori che hanno dato un loro contributo per fare in modo che il superamento di questo compito finora sia riuscito. Buongiorno. Io volevo parlarvi, chiedervi della flessibilità, cioè se avete avuto modo di parlare della possibilità di scorporare dal deficit non solo gli interventi previsti in casi di emergenza, come è successo appunto per il terremoto, ma anche interventi strutturali a lungo termine, come il progetto Casa Italia che l'Italia, il governo italiano sta approntando. Grazie. Cerco di essere molto chiaro su questo, perché è un punto per me molto, molto significativo. L'Italia ha innanzitutto l'esigenza di spendere bene i soldi che ha. Non c'è un italiano oggi che, nel provare il dolore forte e talvolta nel mettersi le mani in tasca, magari mandando un SMS al 45500 o utilizzando altri canali per mostrare la propria generosità, non ti chieda: ehi, mi raccomando, però spendiamoli bene. Allora, questa è la prima priorità. La dimostrazione di una trasparenza totale, il coinvolgimento dell'autorità nazionale anticorruzione, che ha funzionato in modo perfetto per l'Expo, e la assoluta legalità, che è una priorità totale. C'è poi un secondo elemento. I soldi che ci sono vanno spesi per le cose che servono davvero. E qui entra in campo il tema del progetto Casa Italia. L'Italia ha molte risorse pronte, già liberate da tutti i vincoli, già pronte ad essere spese, che vanno finalmente investite secondo un metodo serio, ragionevole, delle linee guida e senza la necessità di proclami. La mia linea il giorno dopo il terremoto, accanto ovviamente al dolore, alla compassione e alle lacrime, e accanto all'esigenza della ricostruzione, che come è noto è già fuori dai vincoli, perché trattandosi di ricostruzione e di emergenza è già prevista nelle regole europee scorporata, la mia linea è stata: per una volta, visto che siamo stati leader bravissimi nell'emergenza, visto che siamo stati bravissimi leader nella generosità, iniziamo a diventare leader anche nella prevenzione. Per far questo non occorrono risorse infinite, occorre innanzitutto un cambio di mentalità. Ecco che nasce il disegno di Casa Italia,
un progetto le cui linee guida saranno ispirate alla filosofia del rammendo e dei microcantieri che più volte ha espresso il grande maestro Renzo Piano, che avrà una gestione manageriale di coordinamento dei vari ministeri, ma una gestione tecnica manageriale, e che non è di per sé collegata al progetto di ricostruzione che, come sapete, sarà affidato a un commissario che domani sarà individuato nella persona di Vasco Errani. Perché Vasco Errani? Perché, Angela lo sa, è stato il presidente della regione Emilia-Romagna, quella regione che ci ospita e che 4 anni fa ha subito un terribile terremoto e adesso è in piedi più forte di prima. Dunque scegliamo la stessa squadra che 4 anni fa ha fatto bene. In ordine alle necessità europee, l'Europa presenta degli strumenti che non devono essere valutati tra gli Stati, ma devono essere valutati con le commissioni, con la Commissione, con le istituzioni, che sono già previsti dalle normative vigenti. La clausola per gli eventi eccezionali, gli investimenti legati alla clausola degli investimenti nella flessibilità. Noi utilizzeremo le regole europee se necessario, ma questo tipo di utilizzazione arriverà dopo che ci sarà un progetto molto serio e, lasciatemelo dire per una volta in modo molto forte, legato al buonsenso e al futuro. Io non faccio annunci show o shock sul progetto Casa Italia. Giorno dopo giorno prenderemo tutto ciò che serve per ricostruire il Paese. Prenderemo tutto quello che è necessario. Ma il modo, l'ho detto anche ieri, ma il modo fondamentale è partire dallo spendere bene i soldi, da individuare gli interventi che servono e da affidarli a personalità di livello che coordinino e gestiscano il tutto. Questo progetto Casa Italia, lo dico in particolar modo per la stampa tedesca, è un progetto che tiene insieme non solo le misure antisismiche, non solo le misure di efficientamento energetico, ma anche tutto ciò che serve finalmente a superare tanti rilievi che sono arrivati dall'Unione Europea in questi anni. Penso alle bonifiche, penso ai depuratori, penso al dissesto idrogeologico. L'Italia è passata dal febbraio del 14 ad oggi da 121 procedure di infrazione a 78 procedure di infrazione. Vogliamo ridurle ancora e dobbiamo farlo investendo tutti insieme, senza polemiche politiche, ma nella giusta direzione. Dunque utilizzeremo tutte le regole che l'Europa propone e se ci sarà necessità di avere altre risorse andremo a discutere nelle sedi opportune, prenderemo ciò che è utile e necessario, ma la priorità che i cittadini italiani devono sapere non è dire ah c'è stato un terremoto, chiediamo nuovi soldi. La priorità è iniziare a spendere bene i soldi che già ci sono e poi tutto ciò che serve per rimettere in sicurezza una scuola lo prenderemo e lo faremo. Anzi, fatemi ringraziare Angela per quello che ha detto sull'impegno del governo tedesco e delle aziende tedesche. Sarà bello prendere un edificio insieme e ricostruirlo affidandolo alla comunità, vediamo adesso di quale paese, ma insomma l'idea che una scuola venga ricostruita insieme è anche questo un segno della buona relazione tra Italia e Germania. Non voglio soltanto tacere e voglio soltanto integrare dicendo che sono sicurissima che, vista la catastrofe successa, visti i criteri che ha menzionato Matteo per quello che riguarda la trasparenza, sono sicura che i patti che le possibilità del patto di stabilità e le flessibilità verranno evidenziate alla Commissione trovando una soluzione che giovi alla gente sul posto. Signora Cancelliera, la sua parola ha forte peso in Europa e credo che tutti quelli che stanno ascoltando saranno felici se la Germania porterà avanti questo progetto di ricostruzione di una scuola. Io sono stato ad Amatrice fino a poco tempo fa e ho visto questa scuola distrutta. Spero che quindi sia questo, ma deciderà il governo italiano. Ma lei appoggia l'interpretazione del presidente italiano per quello che riguarda la flessibilità
che l'Italia, di cui ha bisogno per sopportare questo sforzo finanziario, non solo per la ricostruzione, ma anche per quello che riguarda la stabilizzazione in questi borghi dell'Italia, che sono così caratteristici per l'Italia. Quindi volevo sapere se lei appoggia questo approccio o se ci può già dire oggi che verrà scelta la scuola di Amatrice. Vogliamo parlare con il governo italiano e anche con la gente sul posto per scegliere la scuola giusta. Io non conosco i dettagli, ma lo faremo quindi assieme a Matteo. In secondo luogo, non voglio aggiungere nulla a quello che ho appena detto. L'Italia presenterà un progetto, un piano in maniera trasparente, e poi credo che in Europa troveremo una soluzione. Il partner negoziale non è la Germania, ma è la Commissione, però dal mio angolo prospettico, io sono capo di un governo, ci sono situazioni di inondazioni come è successo in Germania, quindi sappiamo qual è il peso che sopporta un paese e si troverà in Europa una soluzione ragionevole e sensata. Buonasera Presidente, buonasera Cancelliera. In queste ore continuano forti gli sbarchi. Volevo tornare sul nodo dell'immigrazione, circa 13.000 sulle coste italiane in 4 giorni, e il nostro paese si è trovato solo a gestire questa emergenza con un sistema dell'accoglienza che rischia il collasso. Ecco, cosa si aspetta dalla presentazione in autunno del fondo per il Migration Compact e per l'Europa? Alla cancelliera Merkel, oggi dalle colonne della Süddeutsche Zeitung, ha detto per troppi anni la Germania ha ignorato il problema lasciando soli i paesi come la Spagna e l'Italia. Ecco, alla luce di queste frasi, come intende la Germania aiutare questi paesi? Pensiamo magari al fronte della redistribuzione. Grazie. Io credo che la cancelliera Merkel abbia già risposto ed io condivido le sue parole. Cerchiamo di essere molto chiari. L'Italia non è al collasso, utilizziamo le espressioni giuste. L'Italia sta attraversando un periodo in cui da circa 3 anni il numero di migranti che arriva nel nostro paese è un numero molto significativo, perché nel 2014 furono 170.000, nel 2015 sono stati 155.000 e nel 2016 saranno più o meno gli stessi, forse qualcuno meno secondo le nostre previsioni, ma più o meno siamo lì. È un numero significativo, è un numero corposo, è un numero rilevante, ma è un numero al quale possiamo far fronte partendo però dall'assunto che coloro i quali non hanno diritto di stare in Europa devono essere non semplicemente riaccompagnati a casa, ma inseriti in un progetto europeo, perché per queste persone l'Europa è il sogno. Allora noi dobbiamo far sì che, ad esempio, i nostri fratelli africani che arrivano e che scappano da una situazione di povertà possano trovare nel loro paese, spesso ricco di potenzialità ma magari in difficoltà per situazioni di instabilità politica o di problemi economici, possano trovare nel loro paese un progetto di cui l'Europa si fa garante, un patronage dell'Europa, che riesca a permettere a queste persone di tornare a casa loro, e sono i più felici di poterlo fare, in condizioni però di sicurezza. Da questo punto di vista la cancelliera ha ricordato come anche a Ventotene un progetto franco-tedesco-italiano è stato rilanciato, e continueremo a farlo perché di anche gambe a quel summit della Valletta importante che abbiamo fatto e che probabilmente oggi va in qualche modo incoraggiato. Dunque, noi abbiamo di fronte una situazione dove non c'è un collasso, c'è una situazione di qualche problema e dobbiamo affrontarlo. La Germania ha affrontato un problema 10 volte più grande lo scorso anno, questo lo dico all'opinione pubblica italiana, il numero è 1 a 10, però oggi noi pensiamo che debba essere una questione europea, innanzitutto quella dei rimpatri. Poi vorrei ringraziare il governo tedesco perché è uno dei pochi che ha assunto come valido il principio anche della relocation, e su questo sta dando una mano. E insieme vorrei che ringraziassimo, dopo aver ringraziato il paese più grande dell'Unione Europea,
il paese più piccolo, che è Malta, che proprio oggi ho parlato con il nostro collega Joseph Muscat, che mi ha assicurato che in questa fase, visto il numero così significativo, una piccola parte delle persone attraccheranno a Malta anziché attraccare in Sicilia o in Sardegna. È un segnale di solidarietà, sono piccoli segni di generosità e di solidarietà che io però voglio apprezzare e ringraziare. Però, e chiudo, la questione è una questione che devi affrontare in una logica strategica. L'Europa è davvero un grande continente che può e deve intervenire di più in Africa, ma è mai possibile che in alcune zone dell'Africa sia più forte la presenza cinese che quella europea? Non è possibile. Allora dobbiamo lavorare insieme, investire in cooperazione internazionale, lo stiamo facendo, lavorare perché la comunità internazionale si renda conto dell'importanza di questo tema, e sarà significativo il summit del G20 che la Germania ospiterà nell'estate prossima e anche il summit del G7 che l'Italia ospiterà nel maggio prossimo, e lavorare insieme. Ecco, l'Italia da questo punto di vista sente nella Germania un partner capace di indicare come priorità la migrazione, perché comunque lo scorso anno è accaduto qualcosa, si è cambiato posizione, si è capito che non poteva essere un paese di un problema di un singolo paese, lo stiamo affrontando insieme. La bacchetta magica non ce l'ha nessuno, la bacchetta magica esiste solo nelle favole, ma il buon senso e il lavoro di medio periodo con gli investimenti in Africa costituiscono la nostra priorità. Cioè noi siamo per aiutarli a casa loro davvero, cosa che non è stata sempre fatta in passato. Però contemporaneamente a quelli che dicono vanno respinti, diciamo anche con chiarezza, quando un paese è circondato dal mare, l'unico modo per dare una mano a queste persone è salvarli. Noi non rinunceremo mai a salvare una vita umana, perché quando trovi una persona che sta affogando nel Mar Mediterraneo, quello che stiamo facendo insieme è salvarlo. Poi non tutti hanno diritto di stare, qualcuno dovrà ritornare a casa. Ma la dimensione umana dell'Europa e la dimensione della dignità dell'Europa è quella che ha consentito di salvare decine di migliaia di persone. E di tutto questo penso che i nostri popoli debbano essere fieri. Quello che possiamo fare per aiutare, se c'è bisogno d'aiuto per la fotosegnalazione, può aiutare Frontex, possiamo aiutare noi a livello bilaterale, se ci sono delle strettoie, lavoreremo assieme per le possibilità di rimpatri e parlando anche con la Commissione. La Germania parteciperà anche alla relocation nell'ambito dei propri compiti, dei propri impegni, anche se abbiamo avuto un forte numero di rifugiati, quindi aiuteremo l'Italia. Quello che è importante, ci siamo riusciti a farlo, è che la registrazione avvenga per controllare anche gli aspetti della sicurezza in modo che si possa combattere l'illegalità a livello europeo per passare alla legalità. Lavoriamo mano nella mano, aiuto allo sviluppo, progetti di rimpatrio e anche se c'è necessità per quello che riguarda i fotosegnalamenti, le registrazioni.